Giovanni Paltrinieri ci guida per una visita al sottotetto della Basilica di San Petronio. Il ritrovo è alle 9 dentro la chiesa. Quando il gruppo è al completo, usciamo e percorriamo via dell'Archiginnasio per raggiungere l'abside della chiesa, dove c'è il ponteggio che ci permetterà di salire agevolmente. Sembra di andare in miniera e invece andiamo in senso contrario, andiamo all'alto anziché in basso. Sì, dicono che tutto dovrebbe finire alla fine dell'anno, dicono. Fine corsa, è importante. Sì. Eccolo Ok. Guarda il basso. qua. Vediamo proprio. Sì. Ecco, cominciate a salire intanto da qua, signori. C'è ancora un paio di rampe per la facciata. E poi vediamo l'unipol là in fondo. Ecco, e poi lì ci sono le due torri e da lì condominiamo il mondo. Quella parte qui del contrafforto tagliato è perché il sole d'inverno, siccome dietro quel contrafforte c'è l'ingresso dei raggi solari per la meridiana, d'inverno il contrafforte darebbe fastidio al sole per entrare nella chiesa. Ecco perché hanno asportato quel tratto di rettangolo. Ecco, vedi il famoso coppo che è quello che garantisce l'apertura. Quindi andiamo a vedere. Ecco, allora mi stanno già dicendo che potete entrare. Ecco, adesso cominciate a seguirmi, afferratevi sempre al mantengolo. Voi avrete modo ancora perché dopo andiamo avanti, andiamo fin là in fondo da quella finestra. Sì, qui siamo proprio al termine, diciamo. È evidente che c'è una vista che ha qualcosa di stupendo. Con le candele, quella fanalica, so, 50 candele. No, non ci sono problemi perché il sole non è mai sulla verticale, un po' di protezione c'è. Perché il dottore poi non si avvicinava, non è molto spostato.